Bella a tutti ragazzi, qui è Cipolla e bentornati in un nuovo episodio di Dying Light ragazzi. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, se non sbaglio l'episodio era durato un po' poco, ma era semplicemente per il fatto che ero stato mezz'ora lì a cercare la fottuta entrata e non avevo capito come si entrava. Comunque, questo episodio durerà normale regà, quindi yep, proseguiamo. Oh cazzo, ecco, ci eravamo lasciati qui. Merda, con tutti i contagiati che ci correvano alle spalle. Ok, mettiamoci un secondo qui sopra, non ci possono prendere. Ma che cazzo è successo lì? Ah già, è caduto l'ascensore, sì, mi ricordo. Okidoki. Sì, siamo leggermente intrappolati, raga. Vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere. Ovvero così. Yes. No, 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 non cadere, Crane, pork. Liscio. Vai. Ok, fuori uno. No. Maledetti Todd di merda. Che ci... No, 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 no. Ok, sono leggermente tantini. Ma noi ci eravamo lasciati esattamente in questa situazione, se non sbaglio, regà, l'episodio scorso. Ovvero, inseguiti da sti stronzi. Avevo messo proprio il gioco in pausa. Ok, qui sembra che non ci arrivano. Sembra, eh. Ok. Non li possiamo uccidere da qua? No, li possiamo solo piaccalci, porca puttana. Ah, possiamo anche prenderli a mannaiate. Ok. Io direi di ucciderne un po' così, regà. Yes. Fantastico. Ce li siamo tolti tutti dal cazzo. Arma inefficace, ripariamola. Yes. Tanto questi qua sono zombie normali, regà. Sono abbastanza easy. Possiamo farli facilmente fuori. Anche se... sono parecchio resistenti da quanto vedo. E sono tre. Dai, cazzo, ma quanta resistenza c'hanno, regà? Aspettate un secondo. Rimettiamoci l'ascia qua. E facciamo di questo. Yes. Stascia, mi ricordo, era un po' fortina. Però non possiamo fare gli attacchi caricati con quest'ascia, raga. Il che mi dispiace un po'. No. Ah, volendo. Yes, facciamo così e poi. Yes. Minchia, sono un badass, raga. Ok. No, 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 no. Via. Fuori uno. Vai giù a terra, yes. E facciamo così. Poi facciamo così. Mimetizzazione che ci torna sempre utile, regà, vedete? Ok, sistemo al volo un attimo la mia sedia e proseguiamo. Qui dentro c'era qualcosa? Vuoto, c'era assolutamente nulla. Muori Todd di merda. Dai, fuori uno. E fuori due. Abbiamo la mimetizzazione, quindi non ci dovrebbero vedere. Tranne i soliti Mr. Jack, raga, che come sempre ci vedono. Ok, dove cazzo si stanno dirigendo? Non ne ho idea. Comunque, proseguiamo per di qui. Ok. E poi andiamo di qua. Yes. Ok. Fantastico. Avvicino un po' il microfono. E dobbiamo salire in alto, raga. Dobbiamo, credo, arrivare proprio all'estremità dell'antenna. E collegare l'amplificatore prima che bombardino il tutto. Quindi,
È finita intanto la... la come si chiama? Oh cazzo, no, aspetta, non mi dire che devo andare lì sopra. Io come Cristo faccio ad andarci? Intanto, regà, è finita la... la mimetizzazione, ma non dovrebbe essere un problema dato che siamo già qui su. Quindi adesso dobbiamo fare così e così. Yeah, no, oh madonna, regà, ce la siamo vista brutta, eh. Ok, però ci siamo riusciti. Ora. No, ti prego. Cioè, non mi dire. Dobbiamo arrampicarci su ste cose, regà. Ah, ma io mi cago troppo sotto. Ok, oh mio Dio. Io non soffro dei vertigini, regà, però devo dire che se voi soffrite dei vertigini sicuramente non vi piacerà sta scena. Tappatevi gli occhi. Ok. E queste scale ovviamente sono chiuse, ma queste altre no. Quindi proseguiamo per di qui. Hai dei punti abilità da spendere. Vediamo un po'. Su agilità, ecco, ci serve proprio adesso che ci stiamo arrampicando, ci possiamo fare qualche upgrade nei punti agilità. Dunque, rigeneratore di salute. Man mano che il tuo corpo diventa più atletico, puoi... Ah, sì, questo qua. Ci serve sicuramente, visto che siamo sempre a corto di kit medici, raga. Ok. Crane, ricordati di impostare la frequenza sulla tua radio quando monti l'amplificatore. Sì. Ricevuto. Perfetto. Credo dobbiamo andare di qui. Vai Crane, spostati di qua e prosegui. Magari potessi fare le stesse cose che può fare Crane. Cazzo. No, 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 no. Vedete quando vi dicevo che ci sarebbe potuta servire la mimetizzazione. Ok, si è frizzato il gioco. E proseguiamo, regà. Ci siamo mimetizzati per bene. Ok, qui dentro non c'è nulla. Questi possiamo buttarli di sotto volendo. Via, via, di sotto. Non vi voglio. Ok, questo non lo possiamo prendere a calci. E dobbiamo salire su sta scala. Sperando, regà, che in questo episodio non ci siano cali di FPS, perché stavo vedendo che il gioco si frizza. Di solito quando il gioco si frizza significa che da un momento all'altro potrebbero calare gli FPS. Speriamo di no. Ok, wow. È una bella caduta da qui. Noi esattamente dove dobbiamo andare? Credo per di qua. Yes. Poi dopo? No, non mi dire. Cioè, dobbiamo fare così, così. E poi saltare di qua. Wow. Minchia, Crane ci vuole fegato per fare ste cose, oh. Vabbè. Chiaramente smette di piovere a cima. Beh, è una cosa positiva, no? Perché te sta a lamentare? Ok. Cambia la motherboard. Attivala. E a posto. Se qualcuno mi sente, ascoltate. Mi chiamo Kyle Crane e trasmetto dalla zona di quarantena di Arran. Il colonnello Tanner e il Ministero della Difesa vi hanno mentito. Ci sono ancora sopravvissuti fra le mura. Vogliono bombare Arran. Ma se le bombe verranno lanciate, saprete che Tanner e il Ministero sono degli assassini. Oh cazzo, qualcuno è vivo nella zona di quarantena. Ehi, mi ricevi? Ricevi? Qui! Sono fortunato se non mi prende un infarto. Minchia, regà. In tempo in tempo. Che culo. Crane, sei tu? Mi ricevi? Che diavolo volete? Vogliamo offrirti una chance per andartene da quel luogo orribile. Ah sì? E perché mai? Non ho mai scoperto chi ha il vostro prezioso file. Non dovete neanche pagarmi il resto. Acqua passata, Kyle. Perché non lasciarcela alle spalle? Devi soltanto portarti dietro i dati del dottor Zer e manderemo un bel elicottero a prelevarti. Sapete che conosco il contenuto del file. So che volevate sfruttare il virus. Crane. Oddio.
Vi serve la cura per ritirarvela, vero? Vero? È la vostra unica via d'uscita. Convincere tutti che stavate lavorando a una cura. È solo una stupida insinuazione, Crane. Portaci i dati e tutto andrà bene. Volete i dati? Date. Savage 6, l'amplificatore è installato. Andy, Crane, adesso calati giù. Il tuo cui ti dicevo è vicino a dove atterrerai. Ok, si è rifrizzato il gioco. Abbiamo sbloccato un achievement, vertigini. Ok, raga, quindi dobbiamo proseguire raggiungendo il tunnel. E, no, meglio se prendiamo quest'altra di scorciatoia. E quindi proseguiamo. Intanto vi vorrei far notare che, se ci riesco, che ve l'ho detto nell'episodio scorso, ok, ma lì ci potrebbero essere ancora quei fottuti demolitori che mi potrebbero lanciare dei fottuti macigni mentre mi calo così. Ok, sembra di no. No! Che cazzo? Oh, raga, che cazzo è successo? Ma che Cristo è successo? Un bel volo, eh? Fortuna che siamo in un videogame, che se fosse stata la realtà, anche se saremmo caduti in acqua, guardate quanto cazzo poco è profonda. Cioè, avremmo preso una bella legnata lo stesso. Non so se saremo morti, ma comunque ci saremmo fatti sicuramente molto male. Ma siccome Kyle Crane è un fottuto badass, ha saputo sopravvivere. Ok, lì c'è di nuovo Todd e Mr. Jack. Io non voglio esservi di intralcio, quindi passerò qui dietro. Tanto ho il rampino e posso fare quello che cazzo voglio. No, tranquilli. Perché vedete, raga, ogni volta i nemici respawnano. No! Cazzo! Ok, non sapevo che se gli lanci il rampino addosso vai verso di lui. Perfetto. Trova la via di uscita che porta alla città vecchia. Dobbiamo tornare nella città vecchia. Ok, qui è da dove eravamo arrivati, se non sbaglio, vero? Credo di sì, raga. Ok, chiodi. Sì, perché niente può andare storto in questo piano. È andato tutto storto in realtà, però. Ok, zombie normali. Non dovrebbero essere un grande problema. Li scavalchiamo così. Ho la brutta sensazione. Ecco, lo sapevo. No. Ecco, ci sono vari Mr. Jack. Ma per fortuna ancora nessun volatile, regà. Ok, no. Ci sono dei fottuti. No. Ok. Siamo riusciti ad evitarli. Non me vade sta lì a combatterli, ragazzi. C'è perdere. Ok, cazzo. Porca puttana. Le mie paure erano fondate bene, raga. Ci sono dei fottuti volatili di merda. Merda, raga. Merda. Quelli sono i nemici più forti del gioco. Lo so che nell'episodio scorso vi ho detto, in due episodi fa credo, vi ho detto che i nemici più forti del gioco erano i demolitori. In realtà non è vero perché... Oh Cristo, mi sto cagando sotto. No, scappiamo più veloce che possiamo. Ok, nessun volatile per ora. In realtà i nemici più forti del gioco sono quelli, raga. Cioè, dovrebbero essere quelli. In teoria. Semplicemente perché... Ok, si era rifrizzato il gioco. Spero che non comporti cali di FPS strani. Ok, sembra che... Per ora non ci siano dei volatili di merda. Ok, regà. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Spray e caffè. Merda.
Tanto so che da un momento all'altro ne sbuca uno, eh. Se no, che cazzo ce li hanno fatti vedere a fare lì? Lo so, me lo sento. Me lo sento. Allora, prendiamo un bel fiato e poi giù. Sperando, regà, che i volatili non sappiano nuotare. Se ce ne becchiamo uno qui davanti che nuota e ci viene incontro, caccio un urlo veramente che lo sentono fino a Torbella Monaca. Speriamo di no, regà. Speriamo di no. Vabbè. Sembra di no. Yes. Una bella strizza, eh. Ho mandato un messaggio al mondo, appena in tempo. I bombardieri del ministero hanno virato e sono andati via. Ma poi il GRE mi ha contattato. Vogliono che recuperi i dati di Zer e li porti a loro, così convinceranno il mondo che stanno lavorando su una cura e non su come far soldi sulla pelle della gente. Si fottano, ho altri piani. Grande Crane. E io devo ancora capire perché. Ah, forse ho capito, raga, perché Crane parla piano in questi caricamenti di mezzo. Parla piano perché la voce credo che sia implementata all'audio della musica del gioco. Io l'audio della musica l'ho quasi mutato per motivi di copyright. Di conseguenza, quando parla Crane non si sente quasi un cazzo. Dottor Camden, sono Kyle Crane, mi sente? Che cazzo? La sento, sta venendo da me? Qui è tutto pronto, mi porti i campioni. È proprio quello che ho intenzione di fare, dottore. Si ricordi che sono bloccato in mezzo a un migliaio di zombie? Affermativo, mi aspetti? Bene, tanto non vado da nessuna parte. Dice tanto non c'ho altra scelta, giustamente. Cavo elettrico, batterie e... Ok, dobbiamo proseguire per di qua. Intanto selezioniamoci il nostro amato rampino che ci ha salvato il culo svariate volte, regà, nel corso del nostro... Ok. E ciao, Mister Demolitore. No, 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 no. Vai tranquillo che non ti combatto. Vai tranquillissimo, signor Demolitore. Ok, da qui non ci lascia, non ci lancia i sassi, perfetto. Sei vicino al rifugio inattivo. Rendiamolo sicuro, regà. E poi direi di concludere qui questo episodio. Ciao. Lo sai che tu devi cadere di solo? Anzi, no. Ti ammazzo così, faccio prima. E uso la tua mimetizzazione. Merda, siamo caduti anche noi. Mi avete detto, regà, che premendo B e tenendolo premuto, tipo la... come si chiama? La mimetizzazione dura di più, ma non credo sia esattamente così. Oppure si fa in un'altra maniera che ancora non ho capito. Comunque, ok, rendiamo sicuro questo rifugio. Ok, ciao. Minchia, st'arma è fortissima. Sigarette. E credo che una volta fatto così, yes, abbiamo reso sicuro il rifugio. Massima sicurezza. No, disattiva le invasioni. Le attiverò solo quando avrò finito il gioco. E siamo a posto, direi, raga. Vabbè, io direi di concludere qui l'episodio, dai, raga. Stiamo andando avanti con la storia, stiamo esattamente all'84%. Mancheranno in media altri 5-6 episodi e la serie è finita. Io vi ricordo che se vi sta piacendo potete lasciare un commento qui sotto, raga, per farmelo sapere. Fra poco attiverò un sondaggio sulla pagina Facebook nella quale vi chiederò... oddio, ho dato una botta al microfono. Nella quale vi chiederò quali giochi portare. Tanto lì c'è uno zombie... che prende fuoco.
quali giochi portare sul canale. Tra questi c'è anche l'espansione di Dying Light, quindi fatemi sapere se la volete. Andate a mettere mi piace alla mia pagina Facebook nel caso ancora non l'avete fatto. Concludo qui questo episodio, regà. Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video potete dimostrarlo con un bel mi piace. L'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E niente, regà, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Dying Light. Bella a tutti, regà.